è stato chiamato Langya ed è un virus, un nuovo virus che dopo il Covid-19 va a minacciare la sanità nelle province di Shandong, ma anche Henan, in Cina. Sta preoccupando in un poco tutta la comunità medica inglese e cinese. È un virus che appartiene al genere Henipavirus, è stato scoperto grazie ad uno studio realizzato da parte di scienziati proprio in Cina ma anche in Singapore e pubblicato in una rivista prestigiosa. È una minaccia abbastanza importante che rischia di minare l'integrità umana, però dai primi rilevamenti sembrerebbe che provenga da un toporagno. 35 casi fino ad oggi confermati, derivazione di tipo animale ovviamente, studi che cercheranno di fare chiarezza per quanto è possibile. Intanto però i primi sintomi di chi è contagiato da questo virus, diciamo che sono la tosse, la stanchezza e ovviamente la immancabile febbre. La febbre vi ricordo che è uno dei primi segnali, uno dei primi campanelli d'allarme che ci fa capire che una persona è stata contagiata da un virus, perché è il segnale che manifesta, che palesa il virus che è entrato in un organismo umano. Vi ringrazio per l'ascolto, non c'è da tenere, diciamo così, poca attenzione, ma bisogna fare attenzione e proteggersi da quel che si può. Da Nardo Italia è tutto, iscrivetevi, commentate, ciao a tutti.